Sempre di più dal vostro impegno costituzionale, state affidando la prospettiva di questi istituti scolastici all'investimento di privati e di imprese. Questo significa non soltanto abbandonare le scuole a quello che è il loro destino di partenza, diciamo così, ma abbandonare anche gli studenti. E quando si abbandonano gli studenti, stai in realtà, diciamo, privandoti della possibilità di non perdere tante intelligenze nascoste che avrebbero bisogno invece di essere opportunamente accompagnate. Il 10% che voi avete deciso di lasciare in questo testo, perché naturalmente non potete accogliere emendamenti, è la cifra della vostra ridicola attenzione nei confronti della scuola pubblica e delle disuguaglianze territoriali. Ringrazio deputata Panarale e ora è scritto a parlare il deputato Fassina, prego. Grazie Presidente, è tante ore che votiamo, ma davvero vorrei chiedere ai colleghi un supplemento d'attenzione, perché il meccanismo previsto dalla norma è davvero un meccanismo che allarga le divergenze in modo molto molto grave per quanto mi riguarda. Vorrei segnalare a chi ha sottolineato che esistono già sponsorizzazioni e quant'altro che la norma introduce un credito d'imposta del 65% che fa una differenza sostanziale. 100.000 euro che vengono date a una scuola vuol dire che 90.000 euro rimarranno a quella scuola, 10.000 euro verranno redistribuiti su tutto il resto delle scuole, quindi 10 euro a ogni scuola, quindi con una sperequazione che certamente non può essere neanche scalfita da quel fondo previsto, e soprattutto di quei 100.000 euro, 65.000 euro verranno sottratti al bilancio pubblico e restituiti a colui il quale ha fatto la donazione. È un meccanismo profondamente regressivo che peserà in termini non solo economici sulla qualità delle nostre scuole, ma anche sociali. Davvero un supplemento di riflessione, vi chiedo. La ringrazio. Allora, nessun altro chiede di intervenire su questo emendamento? Pisano, prego. Deputato. Sì, vorrei anche aggiungere all'attenzione dell'Aula che in realtà attraverso il meccanismo della detrazione fiscale si va a fare un vero e proprio finanziamento pubblico, perché quando nel ciclo complessivo fiscale noi andiamo a rinunciare al gettito dei 65.000 euro su 100.000 e li stiamo dando ad una singola scuola attraverso, diciamo, l'indiretto finanziamento attraverso l'impresa o il soggetto che ha fatto l'aggezione volontaria, di fatto stiamo facendo una cosa incostituzionale, perché quei 65.000 euro che sarebbero rientrati nel gettito generale in realtà poi vengono dedicati ad una sola scuola, quindi quello è un finanziamento incostituzionale fatto attraverso le elargizioni liberali dei soggetti privati. Grazie. La ringrazio. Allora, deputato Paglia, prego. Sì, io vorrei fare un esempio, diciamo, per assurdo, ma nemmeno tanto che qualcuno mi smentisse. Io, se capisco bene, con questa